2772 anni dalla fondazione di Roma, l'Italia e l'Europa stanno affrontando uno dei momenti più bui della loro storia. Guerre fratricide, invasioni, materialismo, ideologie funeste, dispersione dei nostri popoli, abbandono di ogni legame con gli antenati, apatia, emigrazione, denatalità, disperazione. Il presente sembra voler interrompere le sue radici di un'Europa che nacque dalla civiltà greco-romana. Negando il passato, gli italiani e gli europei stanno uccidendo il loro futuro. Uè, benvenuti alla terza stagione dell'Infiltrato. Cambia il set, non cambia la ciccia. Di base vado in giro per l'internet, mi iscrivo a forum, gruppi e chat complottisti, bigotti e fenomeni strambi del web e vi faccio un resoconto. Se la cosa vi può interessare, insomma, qui sotto c'è un bellissimo pulsante con scritto iscriviti. Premetelo. Succedono cose belle. Cioè, principalmente per me, però provo il male non fa. È omeopatico, diciamo. Per l'episodio di oggi mi sono iscritto a diversi gruppi che hanno come tema principale, ma che dico principale, come unica ragione di vita, la diffusione di messaggi legati all'argomento, diciamo, immigrazione. Capiamoci, non sono gruppi in cui si parla, che ne so, di politica, di temi sociali, no, proprio la loro unica passione è lamentarsi degli immigrati, proprio come fosse un hobby. Ci sono i gruppi gli amici dell'orto, passione motori, e poi ci sono loro. Immigrati in Italia, è ora dire basta. Stop invasione, clandestini fuori dall'Italia. Italia agli italiani, stop invasione, immigrati illegali alien. Managgia, neanche gli alien possono stare tranquilli. E sì che questi, sbucando dal petto dei cittadini, nascono letteralmente in Italia. Però in effetti questi sono tutti contrari allo ius soli, quindi ci sta. È il gross del futuro che vi parla. Sì, ho fatto tutto il video fuori fuoco e non ho la minima voglia di rigirarlo. Siate clementi. La mission di questi gruppi è ovviamente abbastanza scontata, però può essere espressa in vari modi a seconda delle dinamiche del gruppo. Ci sono i gruppi un po' più politically correct. Questo gruppo nasce per fare vera informazione al fine di valorizzare l'identità nazionale, difendere i valori della patria ed i nostri diritti in conformità con la Costituzione italiana. La supercazzola! E poi ci sono i gruppi un po' più diretti. Deportazione di massa! Comunque, come avrete capito, la priorità assoluta è rimandare i clandestini nei loro paesi. E il motivo è semplice. C'è un piano ben preciso di sostituzione etnica e la sinistra lo va dicendo da anni. Gli islamici prenderanno il nostro posto. Infatti li fanno arrivare a frotte. Siamo l'unico paese che ne accoglie a ondate. Poi questi prenderanno il potere e saranno guai grossi per i nostri figli e nipoti se non blocchiamo l'invasione. Certo, non tutti credono che ci sia una programmazione guidata dall'alto, però, insomma, il succo è quello. Sostituzione etnica o piano Calergi, chiamatela come volete, ma alla fine glielo abbiamo permesso. Anche questa! D'altronde, oh, se si continua a votare PD, questo sarà il nostro destino. Il terribile PD, che da anni governa nell'ombra l'Italia. Ma che dico l'Italia? Nel mondo, influenzando il traffico internazionale di migranti! Raga, ma non starete sovrastimando un pelino le capacità del PD? Che poi si sa, i politici sono lo specchio della società. I veri italiani con l'orgoglio di essere italiani oggi non esistono più! Ormai siamo una nazione allo sballo! Vai con lo sballo! Naturalmente il PD non è l'unico nemico, i nemici sono molti e molto variegati. E, sapete, è importante avere dei nemici perché ti fa capire che sei un eroe, quindi è meglio abbondare. Abbiamo l'imperdonabile, bello figo. Quei manigoldi di Save the Children, naturalmente Fedez e la Ferragni. L'insospettabile, conosciuto anche come Papa Francesco. Gli intramontabili, i comunisti. E i radical chic, ora interpretati dalla Schlein. Gli youtubers. Brutta razza quelli. E per concludere l'insospettabile, a.k.a. Giorgia Meloni, traditrice che non impedisce gli sbarchi. Altro che Trono di Spade, qua ci possiamo far su una saga che dura 20 anni. Naturalmente, avendo tutti questi nemici, bisogna combatterli con ogni mezzo, partendo con i meme da boomer, proseguendo con la condivisione di notizie dal televideo. Sì, esiste ancora il televideo. E se non sai cos'è, vai a berti del latte.
poppante. Continuando con lo spamming di post nostalgici con richiami alle vecchie lire e condividendo qualsiasi misfatto perpetrato da persone la cui palette colore superi leggermente il bianco panna o, nel dubbio, appioppando gli misfatti commessi da ignoti. Naturalmente c'è anche una bella barcata di fake news condivise allo scopo di indignare gli iscritti e senza minimamente controllare la loro autenticità. Tanto basta che confermino i propri pregiudizi e van bene. Australia, nave ONG bloccata da due pattugliatori, equipaggio arrestato, nave demolita e clandestini imbarcati su un'altra nave per il rimpatrio. Come in Italia. È vero, in Italia non lo fanno. Ma neanche in Australia, visto che sono due navi giapponesi nel 2012 contro una nave di attivisti. Nel 2022 solo l'8% degli immigrati arrivati nell'Unione Europea erano donne. Chi fugge da guerra e fame porta con sé i propri cari, chi va in guerra li lascia a casa. Ma non è vero, ma sono arrivate più donne che uomini sia in Europa che in Italia. Però capisco che la fonte a mio cugino per qualcuno sia più credibile che Istat e controparti europee. O comunque, nonostante sia un ambito difficilissimo da comprendere e da gestire con tantissime variabili interne ed esterne, i nostri eroi hanno capito tutto. La creatività non gli manca e quindi ci propongono un sacco di soluzioni che secondo me sono ottime. La proposta che preferisco è quella del permesso di soggiorno temporaneo, che è molto più inclusiva e progressista di quello che pensate. Appena arriva un barcone, diamo subito il permesso di soggiorno a tutti. Li carichiamo sui pullman e li scarichiamo davanti alle frontiere dei paesi limitrofi. Li dichiariamo tutti turisti e li facciamo passare come fossero una comitiva di turisti tedeschi. I francesi non sospetteranno mai nulla. La marina militare armata li agganci e li riporti al porto d'imbarco. È giusto, contro i taxi del mare mettiamo in campo i carrattrezzi del Mediterraneo. Le navi le abbiamo, mettiamole davanti ai porti tunisini e se rompono la barriera del Mediterraneo. Mi piace. Mettiamo anche qualche nave casello per lucrare sui passaggi e ci siamo. Secondo me solo la peste potrebbe risolvere la situazione. Potremmo anche far piovere qualche rospo già che ci siamo. Tu che ne dici, bro? Qui si tratta di selezionare meglio per quantità e qualità chi vuole entrare. Ci sta, prepariamo una squadra di vecchietti a Lampedusa e poi come al mercato gli facciamo palpare i migranti respingendo quelli un po' più mollicci ed ammaccati. Comunque, nonostante per i più il fenomeno sia cristallino e le soluzioni lampanti, c'è anche qualcuno che si pone dei quesiti per comprenderlo meglio. Mi chiedo, non importiamo mai svedesi, germanici, danesi, ma solo dei profughi analfabeti e malati dai posti più poveri e terribili del mondo? In che modo possiamo progredire con tale popolazione? Ma in realtà qualcuno c'è. Però sai, tendenzialmente, se abbandoni il tuo paese d'origine, lo fai per cercare di arrivare in un posto in cui potresti avere una vita migliore. Però potremmo effettivamente organizzare qualche scorribanda oltre confine e accattar su qualche schiavo come al tempo dei romani. È un'idea. Domanda per tutti i buonisti a coglioni. Esattamente a quale cifra corrisponde il limite? Quanti devono arrivare a destra affinché anche voi diciate che sono troppi e non vogliamo, dobbiamo, possiamo prenderne ancora altri e ancora altri e ancora altri? Credo stesse chiedendo a quegli schifosi come me. Però non l'han capito e gli hanno risposto i cattivisti rimpatrioti. Questo, il limite, lo stabilisce il PD/Movimento 5 Stalle. Sempre loro a tramare nell'ombra. Limite? Non c'è un limite. Fino a quando incasseranno soldi pubblici, non si porranno limiti perché vorrebbe dire rinunciare all'auti guadagni. Figa raga, ma se si guadagna a sto punto pigliamocene un paio a testa, no? Dai raga, business is business. La situazione mi è chiara. Ci sono troppi immigrati. E fin qui potrei anche essere d'accordo. Però mi pare di capire, di leggere tra le righe, che ci sia un componente un pelino razzista. Mi sbaglio? Voglio dire, perché li odiano? Altro che guerra! Vengono a gozzovogliare! E nel termine rientra il futuro ingravidamento delle nostre donne! Perbacco! Ma quindi vengono da noi perché? Perché gli piace la patata italiana! Vogliono rubare le nostre donne! I nuovi inseminatori della cultura islamica! Oh mio Dio, sono inviati direttamente da Maometto per convertirci
a colpi di Ming. Questi sono nemici. Quando saranno in forza, ci faranno la guerra in casa. Puntano a moltiplicarsi come un virus per poi attaccarci nel sonno. Ben sapendo che tutti questi finti profughi ce li ritroveremo entro pochi giorni sotto casa nostra e a farla da padroni sui treni. Faranno gli scioperi al posto dei nostri dipendenti. Forse gradiva feci fritte, quelle che mangiava prima di sbarcare. Questi sono come le locuste. Ovunque passano, non cresce più neanche un filo d'erba. Oh mio Dio, ci ruberanno le lasagne. E una volta arrivati non se ne andranno più. Hanno trovato i coglioni che li mantengono, non saranno così stupidi. Basta, mi avete convinto. Passo dalla vostra parte. Ci vuole però un movimento politico serio. Quali sono le vostre proposte? Italiani, lo si è nel DNA. Cazzo, ci mettiamo a fare l'analisi del sangue a tutti. Deportazione d'arresto per chi tradisce il made in Italy. E porca vacca, sono spacciato. L'altro giorno ho mangiato all'indiano. Divieto assoluto di altre religioni. No alla laicità. Italia uguale religione cattolica. E vabbè, allora arrestatemi subito e speditemi in Libia. Utilizzo dell'esercito per ripulire le strade dagli immigrati. Deportazione immediata degli stranieri per ogni reato. Ma soprattutto, mega carcere per gli immigrati deportati che ritornano. Oh mio Dio, il mega carcere. E lì sì che so, mega cazzi tua. Non mi è venuto niente di meglio. Volevo chiudere con una battuta. E questo è tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel qual caso lasciate un mi piace, un commento, condividetelo, iscrivetevi al canale, seguitemi sugli altri social, trovate tutto in descrizione. Il succo del discorso spero sia stato chiaro. Insomma, l'immigrazione è un discorso complesso. Non lasciamoci prendere da quello che sentiamo nella pancia. Ovviamente non è tutto rose e fiori, però insomma cerchiamo di essere un po' più razionali. Chiuderei alla vecchia maniera con un post che riassume tutto quello che abbiamo visto oggi. Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio. Vi starete chiedendo in che senso? Cosa vuol dire? Nulla, assolutamente nulla, come i post che abbiamo visto prima, però insomma suona bene, quindi ci sta. E comunque nel dubbio, riprendiamoci d'Italia.